Siamo a metà della nostra lavorazione, conclusa tutta la prima parte, partiamo col terminare la nostra calza. Lavorata tutta la parte che va a ricoprire il collo del piede, così è come si presenta il nostro lavoro. Terminato l'ultimo giro, andate a staccare il filo, dividete il dietro dal davanti e posizionate i vostri marcatori. Io ho diviso esattamente a metà le maglie che mi sono ritrovata, spostandomi di qualche punto in avanti. Una volta che avrete fatto questo, partendo dal lato destro dove abbiamo posizionato il marcatore, andiamo a riattaccare il filo esattamente sul punto in cui abbiamo il marcatore e andiamo a riattaccare il filo. Ci agganciamo con un punto catenella. Il primo punto è una maglia ritorta. Il Carichiamo il filo e andiamo a lavorare un altro punto sempre nella stessa maglia, creando un punto a V. Adesso in giri di andata e ritorno andiamo a lavorare la parte sottostante della scarpa. Continuo lavorando un punto su ogni punto disponibile fino ad arrivare all'altro marcatore. Sul punto che è segnato dall'altro marcatore andremo a lavorare un punto a V. Arrivati al punto dove abbiamo l'altro marcatore, andiamo a lavorare sul punto stesso un punto a V con due maglie alte. Lavorate sullo stesso punto che è anche l'ultimo. Adesso voltiamo il lavoro e in giri di andata e ritorno, lavorando punto su punto, andiamo a terminare la parte sottostante della suola. Iniziamo la riga con il punto allungato, ritorto, e continuiamo un punto alto su ogni punto disponibile del giro sottostante. Arrivati al limite del tallone, andremo ad effettuare le diminuzioni per dare la forma anatomica. In quest'ultimo giro che va a completare la parte retta della suola, dovrete ritrovarvi gli stessi punti che avete all'inizio della lavorazione in giri di andata e ritorno, i punti delimitati dai due marcatori. Il mio consiglio è quello di lavorare contemporaneamente tutte e due le calze, in modo da avere gli stessi punti e quindi non avere difficoltà nella lavorazione. Per la parte mancante che va a completare la lavorazione della suola, io ho lavorato ancora all'incirca 7 centimetri. Naturalmente, questi sono i centimetri che mancavano alla lavorazione per la mia misura, che vi ricordo è di 39-40. Voi dovete sempre fare tutte le variazioni del caso, poi dipende dal filato che avete usato e quindi potrebbero essere più o meno gli stessi centimetri, come potrebbero anche non corrispondere a questa misura. Ecco il perché la creazione della sagoma cartonata che vi viene in aiuto come si presenterà il vostro lavoro. Io mi sono fermata a filo della parte rotonda della mia sagoma cartonata perché questa parte la andremo a creare, che è poi la parte del tallone, con le diminuzioni che andremo ad effettuare.
Nell'ultima riga di lavorazione io mi ritrovo con 23 punti alti. Per le diminuzioni, naturalmente, voi le dovrete adattare alla vostra conformazione anatomica del piede. Io andrò ad effettuare per la mia misura una diminuzione di 6 punti all'inizio e 6 punti alla fine, lavorando le maglie centrali normalmente con il punto alto. Quindi vado con le prime diminuzioni. Punto ritorto, punto basso ritorto, che è il primo punto, entro nel secondo e lavoro un altro punto basso e continuo sui successivi quattro punti a lavorare con il punto basso per un totale di 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Continuo sulle 11 maglie centrali a lavorare con il punto alto e sugli ultimi 6 punti andrò a lavorare. Terminato questo primo rigo di diminuzioni, voltiamo il lavoro e lavoriamo un altro rigo identico a quello appena concluso. Quindi 6 punti bassi sui 6 punti bassi, punto su punto sulle maglie alte centrali e 6 punti bassi sui punti finali. Primo punto è sempre ritorto, entro nel secondo punto e lavoro il punto basso e continuo lavorando punto su punto le maglie così come si presentano, punto basso su punto basso, punto alto su punto alto. Terminato anche questo giro che abbiamo lavorato punto su punto, voltiamo il lavoro e andiamo a chiudere le 6 maglie basse in un'unica soluzione. Il primo lo saltiamo, entriamo nel punto successivo ed estraiamo il filo. Entriamo in quello seguente, estraiamo il filo e così per tutti i punti bassi. Carichiamo il filo e chiudiamo tutti i gettati. Diamo un punto catenella e sulle maglie centrali andiamo a lavorare punto su punto la maglia sottostante, quindi a maglia alta. Arrivati ai punti bassi, facciamo la chiusura come abbiamo fatto per l'inizio. Entriamo in ogni punto, estraiamo il filo. Non dimenticate il punto. Una volta che ho tutti i gettati sull'uncinetto, carico il filo e li chiudo in un colpo solo. Do un punto catenella e partiamo per il giro successivo. Voltiamo il lavoro e andiamo adesso a lavorare un giro completo di maglia bassa tutto intorno al bordo della scarpa, ritornando al punto di partenza. Il primo punto è sempre un punto ritorto. Vado nel punto successivo e continuo la mia lavorazione di punti bassi. Al termine del giro completo di maglie basse, posizioniamo i nostri marcatori esattamente dove abbiamo chiuso le 6 maglie basse, quindi sulla maglia di chiusura a giro e l'altro marcatore lo posizioniamo dove
da quest'altra parte sulla maglia che corrisponde alle 6 maglie chiuse assieme. Questo perché andremo a lavorare adesso un giro completo a mezze maglie alte e il giro successivo lo andremo a lavorare a maglia alta solo sulle maglie del tallone, mentre per la parte restante del giro andremo a lavorare a maglia bassa. Andiamo quindi a lavorare il giro di mezze maglie alte. La prima è sempre una maglia allungata ritorta e continueremo a lavorare una mezza maglia su ogni punto sottostante. Terminato il giro a mezza maglia alta, continuiamo lavorando il giro a maglia bassa. Il punto iniziale è sempre un punto ritorto, un punto basso su ogni punto disponibile. Vedete che stiamo partendo da un marcatore, lavoreremo in tondo tutti i punti bassi fino ad arrivare all'altro marcatore. Sulle maglie del tallone andremo a lavorare a maglia alta. Terminato anche questo giro, in cui abbiamo lavorato solo il tallone a maglia alta, mentre tutto intorno abbiamo lavorato a maglia bassa, ne andiamo a ripetere un altro giro esattamente come quello che abbiamo appena concluso. Maglia bassa su maglia bassa, maglia alta su maglia alta. Terminato anche questo giro, andiamo a lavorare l'ultimo prima della lavorazione del bordo. Andremo a lavorare tutto intorno un giro di maglia alta, mentre sulle maglie del tallone andremo a lavorare maglie in costa 1-1, o meglio, una in costa davanti e una in costa dietro. Faccio il giro a maglia alta e vi faccio vedere la lavorazione della maglia in costa, che poi sarà quella che andremo a ripetere per la lavorazione del bordo. Quindi parto sempre con la mia maglia ritorta, carico il filo e vado a lavorare un punto alto su ogni punto disponibile fino ad arrivare all'altro lato. Ho lavorato l'ultimo punto alto in corrispondenza del marcatore e partiamo con la lavorazione in costa sui punti del tallone. Carico il filo, vado nel punto successivo, entro trasversalmente alla barretta ed estraggo il punto. Costa davanti, costa dietro, costa davanti. Costa dietro. Chi fosse poco pratico di questa tecnica trova i due tutorial sul canale. Io continuo. Chiudiamo il giro e vi faccio vedere l'inizio della lavorazione del bordo. Per il bordo andrete a lavorare tanti giri per quanti ne ritenete opportuni fare per la conclusione del vostro lavoro. Io ne ho lavorato all'incirca 10 per avere un bordo abbastanza alto. Voi ne potete fare 10, 15, quanti ne volete. Quando ritenete opportuno che la misura sia giusta per voi, chiudete il giro, staccate il filo e il lavoro è concluso. Lavoro l'ultimo punto del tallone in costa dietro. Chiudo con un punto bassissimo l'inizio sull'inizio giro e ripartiamo con il primo punto ritorto che lo andiamo a prendere
passando attraverso la barretta e quindi ottenendo un punto in costa retro. E continuiamo la nostra lavorazione. Da questo momento, come vi ho detto poc'anzi, andremo a lavorare i nostri giri in costa davanti e costa dietro. Per i giri successivi lavorerete i punti così come si presentano: costa davanti su costa davanti, costa dietro su costa dietro. L'inizio dei giri li effettuerete come vi ho fatto vedere con la maglia ritorta in costa retro. E questo è il risultato. La mia calza perfettamente, aderisce bene al piede e non ci sono quelle fastidiose cuciture che io odio tanto. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete.